Il 1968 che diceva la fantasia al potere. Ecco, noi abbiamo bisogno di fantasia e creatività per uscire da questa situazione che è molto peggiore di quella che forse voi pensate. Però oltre alla fantasia e alla creatività abbiamo bisogno di due cose in più. Una è la trasparenza. Ciao! Ciao, bentornati! Bentornati a Roma! Lasciatemelo dire. Per i miei amici giornalisti, bello, bello, bellissimo. Andava detto, abbiamo aperto così in Sicilia, adesso continuiamo. Io sono contenta di essere qui, sono contenta di rivedervi a Roma, sono contenta perché questo è un sogno che si sta realizzando. Oggi è un giorno di festa, di partecipazione, è un giorno di slancio verso il futuro. Noi siamo partiti 9 anni fa, ve lo ricordate tutti, e oggi ce lo ricordano i nostri gazebi. Siamo partiti da 5 idee semplici, le nostre 5 stelle, l'acqua pubblica, l'ambiente, la connettività, lo sviluppo, la mobilità sostenibile, le nostre 5 stelle. Eravamo dei folli. Ci hanno detto siete dei pazzi visionari. Beh, lasciatemi dire, io sono orgogliosa di essere una folle in mezzo ai folli. Abbiamo iniziato 9 anni fa a costruire un'Italia a 5 stelle e oggi siamo qui, guardateci. Siamo a Roma, siamo in molte città d'Italia e soprattutto siamo al governo. Signori, siamo al governo. Noi abbiamo preso degli impegni, promesse non mi piace, abbiamo preso degli impegni e li stiamo realizzando. Noi siamo rimasti sempre fedeli a noi stessi, con questa idea pazza in testa di poter riscrivere il futuro. Noi siamo andati avanti nonostante tutto quello che ci accadeva intorno, siamo andati avanti e abbiamo costruito, e lo abbiamo fatto nonostante intorno a noi ci fossero tante persone pronte a dirci non si può fare, non ce la farete mai, è impossibile. Persone che in realtà hanno solo paura di perdere i loro privilegi. Persone che hanno lavorato una vita per costruire un'Italia immobile, un'Italia che ci ha rubato tutto, ci ha rubato le risorse, ci ha rubato i migliori ragazzi mandandoli, facendoli scappare all'estero, ci ha rubato il futuro. Sono quelli che in Sicilia vengono chiamati i nemici della contentezza, un'espressione che dice tutto. E noi invece siamo qui per disegnare un futuro che sia un futuro positivo e propositivo, un futuro partecipato, un futuro giusto, un futuro anche per loro, anche se non lo sanno, perché gli vogliamo bene e lo vogliamo condividere. Ricordatevi, loro dall'alto delle loro poltrone, nei loro salotti, nei loro club esclusivi ci chiamavano barbari. Ebbene, noi barbari siamo stati in grado, per esempio a Roma, di rimettere a posto i bilanci,
di risistemare le procedure, di per esempio togliere casa a quelli che la occupavano senza avere diritto, togliendo la casa popolare a chi magari sta in lista d'attesa da anni, a Roma anche da 12 anni. E piano piano le stiamo restituendo. E poi ATAC, stiamo salvando, ci siamo messi in testa questa strana idea, bizzarra, di salvare la più grande azienda di trasporti d'Europa. Abbiamo comprato autobus nuovi che sono in arrivo, 600 nuovi autobus, e quelli capaci di prima ci hanno lasciato e che hanno anche 18 anni, i loro autobus stanno andando a fuoco e loro hanno anche il coraggio di indignarsi, sono degli ipocriti, questo sono. Noi abbiamo una grande forza, non ci arrendiamo mai. Vi voglio raccontare questa cosa. Mentre con manovre finanziarie chiudono gli ospedali, ma danno i soldi alle banche, fanno queste cose qui, noi magari iniziamo ad aprire gli asili nido, poi ce li bruciano e li riapriamo e noi andiamo avanti. Forse grazie. È vero, quando ci chiamano barbari dimenticano che ci hanno lasciato delle città e un paese completamente depredati. I capaci forse sono rapaci, soldi che spariscono, procedure che non esistono più, un futuro che è stato completamente scippato. Forse i barbari sono loro, dove hanno passato hanno distrutto tutto, e noi ci prendiamo l'onere e l'onore di ricostruire dalle loro macerie e ce lo prendiamo con orgoglio. Voglio raccontarvi una cosa. Noi che non ci arrendiamo mai, noi abbiamo avuto l'anno scorso il coraggio di andare a Ostia, che come sapete fa parte del 10° municipio, un municipio di Roma. È praticamente la nostra Roma sul mare. E noi siamo andati lì e abbiamo sfilato insieme a tanti cittadini per bene e onesti lungo le strade di Ostia, siamo arrivati fino a Piazza Gasparri, che è un luogo simbolo purtroppo negativo di Ostia, o lo è stato sino ad oggi, perché era la roccaforte del clan Spada, una famiglia che pochi giorni fa una sentenza storica ha definito mafiosa. E da quando ci siamo noi noi abbiamo avuto il coraggio di sfidarli, di chiamarli per nome, e la nostra polizia, la polizia di Roma Capitale, sta andando nelle case occupate dagli Spada e li butta fuori. Stranamente quelli capaci non lo avevano fatto. Stranamente alcune persone si avvicinano ai nostri agenti e gli dicono: era ora, finalmente, continuate così. Allora noi abbiamo questo movimento di pazzi, visionari, di barbari, quali siamo, sì, e lo rivendichiamo, perché se questa è la barbarie, è una barbarie che ci piace. Lo rivendichiamo con orgoglio. Noi abbiamo avuto questa grande capacità di risvegliare le coscienze. La nostra è una rivoluzione che risveglia le coscienze, che fa iniziare ad apparire possibile un futuro che fino a qualche anno fa era considerato impossibile, e continuano a chiamarlo impossibile, invece è qui, è realtà. Noi stiamo costruendo insieme a tante persone un nuovo e diverso futuro di sviluppo per l'Italia,
per noi e per i nostri figli, e si può fare con coraggio, e lo stiamo facendo. Noi vogliamo arginare gli estremismi, quelli veri, come? Con la partecipazione, dicendo che nessuno sarà lasciato indietro. E guardate che il reddito di cittadinanza è potentissimo in questo, e lo stiamo realizzando. E io sono orgogliosa, orgogliosa di far parte di un movimento di folli che ha avuto il coraggio di fare tutto questo, di pensare, di costruire, adesso di realizzare tutto questo. Una cosa vi dico: non lasciatevi abbattere mai, continuate a sognare e a lavorare per il nostro futuro. Ciao! Grazie a tutti. Ciao Virginia! Grande, grande!